Va bene, cominciamo. Buon pomeriggio a tutti, questa è l'ultima giornata della sala Jupiter. Cominciamo con una conferenza sui robot. I robot attorno a noi, dove sono, dove saranno, quanto sono intelligenti. Forse non ce ne siamo accorti, ma i robot ormai sono attorno a noi e ne arrivano sempre di più ogni giorno. Vedremo le applicazioni che già oggi abbiamo, dalla chirurgia alla pulizia, dai militari al supporto alla disabilità, alle auto autonome, e quelle che saranno possibili nel prossimo futuro e che già sono sviluppate in laboratori di ricerca in tutto il mondo. Molti robot hanno diversi gradi di intelligenza e qualcuno è anche in grado di imparare dall'esperienza e crescere. Cercheremo di capire come e dove si può arrivare. Se ne parla il professore Andrea Bonanini, professore di Mena Fascia e membro del collegio del dottorato in ingegneria di formazione. Tagliamo. Diciamo che sono docente al Politecnico di Milano, sono responsabile del laboratorio di intelligenza artificiale e robotica del Politecnico. Al Politecnico abbiamo 5 laboratori di robotica, questo è quello che fa la parte di robotica intelligente, quindi quello che cerca di sviluppare il robot autonomo. Poi alla fine dell'incontro ci sarà anche l'intervento di chi stimolerà la cosa su che cosa possiamo fare per fare i robot intelligenti che imparano. Adesso vediamo come arriviamo a questa presentazione. Allora, robot, cominciamo a parlare di robot. Intanto, che cos'è un robot? Un robot lo vediamo come una macchina che riceve delle informazioni attraverso dei sensori, quindi è collegata al mondo esterno così come siamo collegati noi con dei sensori che percepiscono qualcosa, e sulla base di queste cose svolge un compito più o meno autonomamente, comunque muovendo delle parti. Quindi rispetto a quello che potrebbe essere un programma sul calcolatore è un qualche cosa che si muove. E in generale abbiamo una parte appunto di percezione, una parte di decisione, si prendono delle decisioni, e una parte di azione. Quindi ognuna di queste parti può essere fatta in tantissimi modi diversi, e ne vedremo. Questo qua era una testa parlante che avevamo messo alla manifestazione per tutti qua. Questo è un robot che vive di luce, quindi è un robot che ha dei sensori, a seconda dei sensori sa da che parte c'è più luce, si carica con la luce, quindi carica i suoi meccanismi per immagazzinare energia, quando ha l'energia abbastanza si muove nella direzione in cui c'è più luce, e quindi vive, il fotovoro vive di luce, ed è sempre azione, percezione e decisione. Questo è un robot, diciamo, per esplorazioni spaziali, anche questo ha i suoi modi di percezione e di azione. Questo è un robot calciatore che gioca a calcio, abbiamo tutti gli anni un campionato del mondo di giochi di robot calciatori, con circa 2000 robot e 2000 persone che si incrociano tutti gli anni a livello mondiale, più le manifestazioni nazionali. Vedremo qualcosa più avanti. Questo è nell'ambito appunto di una manifestazione che ha come obiettivo fare per il 2050 dei robot che siano in grado di giocare contro i campioni del mondo di calcio vero e vincere. Quindi questo è il nostro obiettivo. Ambizioso, ma il 2050 è lontano, quindi possiamo sperare di fare quello che vogliamo. Diciamo che c'è un po' la moda di fare annunci sensazionali, però con un risultato di prova è talmente lungo, per cui se ci beccherò sarò ricordato perché l'ho detto, se non ci prenderò tanto realisticamente non ci sarò. Diciamo che la persona che ha lanciato tutta questa iniziativa è una persona che adesso è sui 65-70 anni, quindi lui non ci sarà e non sarà. A parte che poi l'ha posticipato un obiettivo, no? Sul 2030, così ho sentito dire, ci prevedono. No, diciamo di comunque io posto come obiettivo, no? Come non ha dato è un obiettivo. Noi puntiamo a questo, poi è un obiettivo. Quindi i robot ce li immaginiamo appunto, sono esseri artificiali più o meno intelligenti, autonomi, in grado di comunicare, a volte pericolosi, quindi a seconda dell'immaginario che è costruito nei nostri film, abbiamo tutte queste immagini di robot.
Tutto questo non è ovviamente la realtà, quindi questi sono i film, andiamo a vedere cosa abbiamo davvero. Cosa abbiamo davvero? Abbiamo qualcosa che è cominciato, in realtà è iniziato con la fantasia, quindi le leggi della robotica, la fantascienza, negli anni 40, diciamo, hanno cominciato a uscire dei romanzi in cui si parlava di robot, e quindi i robot avevano un po' il ruolo di mettere a fuoco degli aspetti filosofici interessanti, che però erano delle cose del tutto fantasiose e collegate a delle aspettative dei robot. Questo è un robot degli anni 50, il primo robot nel film, Robby, il film era il pianeta proibito, e lo scopo di questo robot era in qualche modo cercare di salvaguardare la salute della figlia dell'inventore pazzo che l'aveva fatta. Si risolve in un altro modo. Le leggi della fantascienza. Asimov ha definito con i suoi romanzi delle leggi secondo le quali il robot non può fare del male sostanzialmente, può svolgere il suo ruolo, che è il ruolo che dice la parola. La parola è una parola che viene dal greco, è una parola che è entrata in voga a causa di una pièce teatrale in cui c'erano i robot lavoratori che erano in grado di fare tutto il lavoro che gli uomini non avevano più voglia di fare, quindi gli uomini vivevano di niente, lasciavano fare tutto il lavoro ai robot, i robot fanno il lavoro, quindi sostanzialmente sono lavoratori che obbediscono. È un po' lo spirito che c'è dietro queste leggi della robotica. Il robot non può causare danni all'umanità o, attraverso il fatto che non faccia niente, consentire che l'umanità sia danneggiata. Il robot non può causare danni a un essere umano. Il robot deve obbedire agli ordini, a meno che questi non vadano in contrasto con altre leggi. Il robot deve proteggere la sua esistenza, purché questo non sia in conflitto con le altre leggi. Questo costruisce una struttura filosofica che è interessante, va benissimo per tanti romanzi e ci piacerebbe anche avere come robotici, però purtroppo i robot di oggi queste cose non le fanno. Quindi attenzione, non seguono le leggi della robotica. Perché? Perché i robot che abbiamo oggi non sono in grado di capirle, quindi non sono neanche in grado di capire cosa vuol dire non fare male alle persone, cosa vuol dire obbedire. Vengono programmati, sono dei programmi, e questi programmi fanno quello che si dice di fare. Se questo vuol dire sparare addosso la gente, questi sparano addosso la gente. I robot sono usati come strumento per svolgere in generale dei compiti di utilità. Abbiamo un robot per la pulizia, ne abbiamo diversi milioni ormai in giro. L'Italia è il terzo mercato mondiale di questo tipo di robot. Funzionano, proprio ieri se ne parlava con una signora dell'albergo, dice: ma funzionano questi oggetti? Puliscono abbastanza bene da convincere qualche milione di persone, si dice l'1% delle famiglie americane c'ha in casa un oggetto di questo tipo qua. Robot per questo fa delle azioni militari, diciamo, va a fare delle ispezioni o delle piccole manipolazioni in un ambiente militare, piuttosto che applicazioni tipo questa che fa la guida in un museo, piuttosto che applicazioni svariate che vedremo. Molti di questi oggetti non hanno nessun livello di autonomia, cioè ripetono più o meno sempre le stesse cose sostanzialmente. Alcuni sono telecomandati, altri sono invece autonomi, quindi altri prendono le loro decisioni, questo prende le sue decisioni, quello nel suo piccolo prende le sue decisioni e fanno delle cose, e quindi sostanzialmente sono degli oggetti autonomi. Si prevede che dopo i PC e i telefoni cellulari, i prossimi oggetti che avremo in giro per casa saranno i robot. La previsione l'ha fatta Bill Gates, e questa è la proiezione che viene fatta, diciamo, per lo sviluppo dei robot. Il 2005 è l'anno chiave, l'anno in cui vediamo i primi, per la prima volta, che i robot usati fino adesso in fabbrica, che sono quelli con cui vengono costruite le automobili, vengono costruiti i calcolatori, gli elettrodomestici,
sono stati superati sia come numero sia come valore di mercato da robot usati per spazio e sicurezza, pochi e molto costosi, e servizi alla persona, tanti e poco costosi, quindi ad esempio gli aspiratori. La proiezione da allora più o meno seguita, diciamo che il manufatturiero cresca abbastanza con lo sviluppo industriale, lo spazio della sicurezza rimane circa costante, mentre i servizi della persona sono qualcosa che aumenteranno esponenzialmente quanto più si riuscirà a capire che cosa serve fare, quindi a cosa serve fare. Il mercato dei robot di oggi prevede che circa un terzo punto è dato da robot industriali che sostanzialmente ripetono sempre le stesse azioni in un ambiente che è un ambiente controllato. Perché abbiamo dei robot qua? Sostanzialmente perché o le operazioni da fare sono pesanti, scomode, se andate a Mirafiori in fabbrica dove non ci sono i robot che fanno le operazioni da sole, c'è comunque un robot che assiste le persone nel tirare su qualcosa che pesa più di 7 kg. Più di 7 kg è, 7 kg è il limite oltre il quale le persone sono assistite da un qualche robot, quindi il frontale della macchina piuttosto che la portiera, cioè sono sempre aiutati da un robot. Quindi robot che aiutano a fare delle cose, aiutano o fanno autonomamente delle cose che sono pesanti, sono scomode, la verniciatura, la saldatura, in maniera molto precisa, perché ripetono sempre, l'obiettivo di questi robot è ripetere sempre lo stesso tipo di operazione. Andrea, scusa, sì. Scusa se ti interrompo. Vuoi un telecomando per la relazione o ti trovi bene così? No, vado bene così. Okay. Faccio un po' avanti e indietro, ma okay. Va bene così. Perché non so usare il telecomando. Poi abbiamo i robot di sicurezza e dello spazio. Allora, applicazioni militari possono essere i droni, di cui sentiamo parlare sempre di più. Questi di solito sono in larga parte telecomandati. I militari vogliono avere il controllo di quello che fa l'oggetto, però sono molto precisi nel raggiungere i loro obiettivi. Esplorazione spaziale o sulla Terra, questo è un robot su Marte. Questo Dante è un robot che è morto in una esplorazione di un vulcano, ma ne aveva già fatte altre. Questo è un robot italiano che ha fatto esplorazioni in Antartide. In tutti questi casi, qua e qua, i robot erano telecomandati. Il primo che è andato su Marte era telecomandato, ma per comandare un robot su Marte ci vogliono 8 minuti a mandare un comando e 8 minuti a tornare indietro. Quindi lui è stato fermo qualche settimana davanti a un sasso, perché tra il periodo in cui Marte era visibile, gli 8 minuti per mandare, gli 8 minuti per capire, non si capiva come fargli evitare questo sasso che aveva comandato. Per cui il secondo che hanno mandato su aveva un po' di autonomia, per cui se gli si dice vai in quella direzione, se lui trova il sasso è capace da solo di girarci intorno, per almeno evitare gli ostacoli. E questo un robot telecomandato. Per applicazioni militari, ne parliamo da un secondo, vi faccio vedere prima il filmato della pubblicità. Questa è una pubblicità di un robot militare. Questo va da solo, dietro alla colonna, potremmo avere una colonna di autoblindi come questo tipo qua. Va da solo perché ha dei sensori che sono in grado di percepire la strada, localizzarlo, sapere dov'è. L'azione tipica è che questo va avanti, questi sono i militari che sono in una situazione di appunto ispezione piuttosto che di attacco di una zona, hanno un portatile da cui in qualche modo vedono che cosa fa questo robot. E lì non c'è su nessuno, quindi se per caso fosse colpito, loro dicono che è un robot umanitario perché se ce lo colpiscono non muore nessuno. Questa è l'idea del militare. Questo va in giro, come vedete riesce a trasmettere immagini di dove sta andando. Sappiamo dove sta andando perché è localizzato in maniera molto precisa. È in grado di individuare il fuoco nemico, con i radar può vedere diverse cose. Nel momento in cui fosse attaccato, questo robot sa da dove viene l'attacco e quindi sostanzialmente
il militare manda un comando al drone piuttosto che all'aviazione e l'aviazione interviene. Questo tipo di robot militari ci sono, quindi scordiamoci le leggi della robotica, questa è un'applicazione. Ci sono robot militari che sparano a qualunque cosa si muova sul confine, ci sono questi oggetti qua perché dicono che è una cosa che serve. Quindi non dobbiamo scandalizzarci, hanno inventato le bombe e gli aerei per questo, e questo è. Ma parliamo di un mercato comune, quindi parliamo del mercato di robot di servizi che stanno crescendo sempre di più, quindi elettrodomestici intelligenti, robot per la medicina e la salute, robot per entertainment, gioco, compagnia, pubblicità. Vediamone alcuni. Allora, elettrodomestici, lo scopo dei robot qua è rendere la vita più comoda e facile per tutti. Quindi qua abbiamo l'aspirapolvere, qui abbiamo il tagliaerba, questo signore è lì che dice io mi leggo il giornale, invece di passare il pomeriggio del sabato a tagliare l'erba del giardino, c'è il robot che taglia l'erba del giardino da solo. Questo oggetto l'ho messo qui, non ha tanto senso vedere il filmato, ma ormai gli elettrodomestici che incominciamo ad avere in casa sono sempre più autonomi, cioè prendono delle decisioni loro, cioè cambiano ad esempio la lavatrice, cambia il programma di lavaggio a seconda di quello che percepisce che è stato messo dentro. C'è un mio collega che ha una lavastoviglie che dice questo mi dice quanto tempo ci metterà a lavare, tutte le volte è diverso. Cioè, è diverso perché? Perché quella capisce qualcosa e dopo un po' stima quanto ci vuole per cambiare le cose. Esistono lavatrici, prodotti italiani, che sono in grado di valutare che cosa viene messo dentro e quindi capire dai sensori che hanno, molto semplici, con un costo che è paragonabile a quello della lavatrice normale, capire se c'è dentro lana, cotone, seta o che cosa, e scegliere il programma automaticamente, quindi puoi fare il lavaggio in automatico. Quindi sono robot che non, magari non vediamo tanto come robot, ma sono robot di fatto a tutti gli effetti. Abbiamo robot per la medicina, robot di supporto alle operazioni, ad esempio, anche questi ce ne sono tanti anche in Italia, sta diventando un po' una moda, perché sono teleguidati, quindi il chirurgo invece di essere sul paziente è davanti a uno schermo in cui vede qualche cosa che è trasmesso da sensori che sono collegati vicini a dove sta operando il robot, e comanda con dei comandi remoti l'azione del robot, che è molto precisa a questo punto perché i comandi sono demoltiplicati e lui ha un feedback molto attivo, molto precisa, e può servire ad esempio per fare dei fori molto precisi per cambiare la protesi tanica, quindi per fare innestare la protesi tanica in cui viene rimossa la parte di osso e si inserisce un pezzo di metallo. Quel lavoro lì deve essere fatto in maniera molto molto precisa, e il robot aiuta a farlo in maniera più precisa che non andare nella femore della persona a farlo in mano e andare a farlo in mano. Piuttosto che altre operazioni, l'operazione alla prostata è un'altra delle quali per cui il Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione all'operazione con il robot, perché è molto più precisa, molto meno invasiva, molto meno pericolosa di un'operazione normale. Piuttosto che protesi robotizzate, in cui possiamo avere dei robot che vengono indossati e usati, come in questo caso. Questa è una persona che ha perso le braccia, entrambe le braccia, in un'operazione militare, governa con i muscoli residui, qui vedete il sensore, si vede il sensore sul petto con i muscoli residui, governa l'azione di questo braccio, che può servirgli appunto per guadagnare dell'autonomia, quindi senza braccia avrebbe dei problemi a fare tantissime cose, con un braccio riesce a passarsi l'acqua, accende la televisione, eccetera, eccetera. Quindi attività fatte sempre con i robot. Altra attività è la carrozzella robotizzata, quindi la possibilità di fare con i robot, attrezzare delle carrozzelle che possono dare dell'autonomia. Questo è Opla. Questa è una delle cose che abbiamo sviluppato noi, questo è il nostro laboratorio, sul soffitto vedete ci sono questi sono dei fogli stampati con dei marker, degli indicatori,
questa è la carrozzella che viene guidata in questo momento per imparare una strada, per imparare a localizzarsi, sapere dove sono i vari posti, e poi una volta che ha imparato dove sono i vari posti si può comandare la carrozzella e si può dire portami in cucina, portami in bagno, portami davanti al televisore, e la carrozzella autonomamente, come in questo caso, ci va e sapendo dove si trova può accettare il comando in una forma qualsiasi, in una forma che è quella che la persona riesce a usare. Quindi se la persona riesce a muoversi ma controlla male, posso stare attento che non vada a sbattere, ma allo stesso tempo gli lascio guidare la carrozzella. Se la persona riesce solo a parlare, mi faccio dire dove sta andando, piuttosto che gli faccio schiacciare l'occhio tutte le volte che vede sullo schermo il posto dove vuole andare davvero. Quindi sostanzialmente ci sarà un personale specializzato che in pratica istruisce prima la carrozzella di tutti i vari percorsi possibili affinché poi il percorso sia richiamabile da un singolo comando con un file che viene ripescato. È un po' diversa, cioè la carrozzella non impara i percorsi ma impara come sono messi i marker sull'ambiente. Ah, beh, sì, certo. E quindi in realtà sa sempre dove si trova, quindi non impara un percorso ma sa dove si trova. Quindi, e a quel punto è una specie di navigatore. Il marker dov'è, avanza, dove deve andare. Ogni sì. Singola volta io devo solo dire di partenza e di arrivo e poi pianifica il percorso. Quello pianifica e si organizza il percorso secondo il dov'è, e se c'è in mezzo una sedia riconosce che c'è la sedia, magari fa un percorso alternativo piuttosto che evita l'ostacolo, si ferma. Tutte le domande che volete non l'ho detto, ma fate tutte le domande. Attinenza alla famiglia, adesso in realtà è stata ribattezzata, questa carrozzella non ha più questa base dietro, è molto più leggera. Ma questo l'ho lasciato ancora a Lurch perché era nato così, era proprio, è un acronimo che vuol dire Let Unleashed Robot Going, insomma qualcosa del genere, che vuol dire sostanzialmente lasciatemi andare in giro per casa libero, e questo va bene. E comunque l'idea è Lurch, sì, famiglia Adams, quindi è un assistente che mi sta aiutando in qualche modo per casa. E questo è sempre Lurch che va in giro evitando gli ostacoli e svolgendo un po' il suo compito, diciamo. Questo è un altro esempio in cui abbiamo questa persona qui sullo schermo, vedete c'è un pallino verde e ogni tanto fa un pallino rosso. Il pallino verde viene comandato dal movimento di questa manopola e questa persona governa questa manopola. Questa è una persona sana, mio collega, ma l'operazione viene fatta tipicamente per fare la riabilitazione post ictus, quindi se uno ha dei problemi di mobilizzazione dell'arto deve ricostruire il percorso neurale che è stato danneggiato dall'ictus andando a fare dei movimenti che possono ricostruire un percorso neurale alternativo. Per fare questo gli si può fare degli esercizi, se ci riesce a muovere lui questa manopola va bene, se no tenendola in mano il robot glielo fa fare e quindi gli fa fare il movimento. Questa è una terapia fatta con i robot. Noi abbiamo aggiunto con dei sensori la possibilità di interpretare lo stato emotivo della persona, quindi il fatto che la persona sia annoiata piuttosto che sia coinvolta, piuttosto che sia in tensione eccessiva per quello che sta facendo, e sulla base di quello gli cambiamo l'esercizio in maniera da poter permettere alla persona di fare l'esercizio in una condizione ottimale. Questo come viene fatto con sensori di riconoscimento facciale? No, questo viene fatto perché il riconoscimento facciale è ancora difficile da fare, è più facile farlo con il riconoscimento dell'umidità della pelle e il battito cardiaco, che viene fatto comunque con un sensore sul dito, che sono meno invasivi e in qualche modo danno un'idea a grandi linee dello stato emotivo della persona. L'abbiamo poi applicato anche ai videogiochi, questo stesso meccanismo, e quindi l'idea è che la persona che gioca al videogioco è spaventata piuttosto che agitata, piuttosto che tranquilla, e a seconda di quello gli si può cambiare il videogioco. Gli studenti che hanno fatto questo lavoro qua adesso hanno aperto uno spin-off che ha prodotto un braccialetto, il nostro braccialetto, che misura l'emozione, e quindi poi sulla base di quello abbiamo un feedback, possiamo registrare le emozioni tutto il giorno e possiamo avere un feedback dello stato emotivo che abbiamo in ogni momento.
Questa cosa qua, l'idea, questa idea qua in realtà l'abbiamo avuta ancora anni fa, prima ancora di fare il braccialetto, e l'idea, soltanto l'idea era stata messa su un sito di design. L'idea era il braccialetto registra le mie emozioni, io quando mi sento particolarmente emozionato attivo anche il microfono e registro 2 minuti di qualche cosa, quando arrivo a casa stacco il braccialetto, lo metto su un lettore attaccato alla Facebook e condivido le emozioni, non il fatto che ho vissuto le emozioni, quindi non ti dico mi è piaciuto andare al cinema a vedere questa cosa, ti dico guarda, quando sono andato al cinema, questo è quello che ho provato, taff, e io metto lì. Questa idea qua, nel giro di 15 giorni, messa sul sito soltanto l'idea, nel giro di 15 giorni avevamo 15.000 pagine in giro per il mondo che parlavano di questa cosa, ci avevamo fatto anche un servizio televisivo di una web tv che si era inventata tutto quanto sulla base della cosa, perché l'idea è condividiamo le emozioni, no? Cioè, è successivo dei social network. Eh sì, esattamente, cioè, quello è il punto chiave. È una cosa che ovviamente si può fare, si possono fare anche un sacco di cose interessanti, questo braccialetto in questo momento ci sono diverse aziende che sono interessate a valutare la prestazione di un oratore nella formazione aziendale. Quindi le persone si mettono sul braccialetto, se sono annoiate, il pastore era annoiante, quindi la prossima volta non chiamo più, chiamo un altro consulente. Beh, questo ha un ambito enorme di sviluppo anche nel campo della sicurezza, nel senso che sicurezza parla di forza dell'ordine, l'interrogatorio più sospettato. Se posso valutare la sua risposta emotiva, modello macchina della verità, ma molto più invasiva. Questa però appunto ha il difetto della macchina della verità, perché sì, la macchina della verità è stata. No, la macchina della verità è stata. Risultati. È stata abbandonata, diciamo, da quel punto di vista lì, perché le persone possono essere abbastanza brave da controllare il proprio stato emotivo. Ci sono due situazioni in cui la macchina della verità, anzi tre situazioni in cui la macchina della verità non dà una risposta positiva, che sono il sociopatico, la persona in grado di controllare le proprie emozioni e la persona che non sa se sta mentendo. E quindi è chiaro che la sua reazione, però, c'è lo stesso caso, intanto il sistema è molto meno invasivo, cioè, un elettrocardiogramma così è molto meno invasivo. Poi io sono dell'idea che se non ha beccare c'è anche l'assenza di risposte di funzione. Sicuramente degli indizi lo danno, il problema della macchina verità appunto è che è stata un po' abbandonata perché in qualche modo non era 100%, no? Quindi a questo punto, questo qua finché mi dice va bene, mi sono divertito al cinema e ci becco 70 volte su 100 va anche bene, piuttosto che stanno usando cose di questo tipo per vedere come sono andati, hanno fatto dei lavori per vedere come sono andati le votazioni a valle della presentazione di Obama piuttosto che del suo avversario e che cosa succedeva lì. Questo tipo di cose qua, se c'è azzecco, ma non ho bisogno del 100% di sicurezza come potrebbe essere in quel caso. Sì, però al limite in quel caso bisogna anche valutare quali sono i falsi positivi e i falsi negativi, cioè si può sempre valutare l'applicazione riservandosi in caso di esito negativo. Sì, c'era un super problema della persona che falsifica il testo perché è in grado di controllarlo, perché è sociopatico, perché non sa che sta falsificando il testo. Perché problema della macchina della verità, presuppone che tu sappia che stai mettendo, perché questo è la risposta. Se tu non lo sai che stai mettendo, ti sei convinto di voler fare una cosa. Però quest'ultimo caso in realtà è meno rilevante, perché se ti interessa sapere se quella persona sta mentendo a te oppure no, il fatto che lei inconsciamente ti menta non è una cosa che ti interessa, cioè a te non interessa la verità in senso assoluto quanto il fatto che quella persona sia sincera con te. In campo penale, però l'applicazione della macchina della verità sulla singola persona, anche se fosse in campo penale, ti interessa attestare che quella singola persona sia sincera nelle risposte che ti dà. Poi il discorso che questa persona, che le sue risposte siano anche, come dire, La verità in senso assoluto, cioè affidabile in senso assoluto, questo è il secondo problema. La prima cosa che ti interessa determinare è che quella persona in quel momento ti stia rispondendo sinceramente, cioè per quelle che sono le sue conoscenze. C'è un altro campo che mi viene in mente, che è relato a questo, che è quello della sorveglianza dei comportamenti criminali all'interno di strutture di contenimento.
cioè la rissa fra detenuti, in realtà se i detenuti avessero un braccialetto, che assolutamente non invasivo, programmato per mandare un segnale di allerta ai sorveglianti nel momento in cui aumenta il livello di rabbia o di scontro, avreste la possibilità di intervenire per una questione del genere, per esempio. E qui non è il problema del falso positivo, perché se succede, succede, ma se mai va bene lo stesso, faccio un intervento lo stesso. Cioè, perché non mi aspetto da un certo tipo di persone, neanche che siano in grado, a meno che non siano sociopatici, che siano addestrati a controllare le proprie emozioni. Va bene. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. La fantasia la no, certo. Insomma, un giorno altro non uccideranno. Altre cose che si possono fare. Andiamo il braccialetto così lo scopriamo. Robot per divertimento in generale, animali, questo qui in realtà non è tanto per divertimento, ma per esplorazione. È inquietante questo, no, mi sembra quello di Matrix. Ci sono robot di questo tipo qua che si arrampicano sugli alberi, che salgono nei tubi, fanno questo tipo di cose. Questo è un robot che si può accarezzare in diverso modo, secondo di come l'accarezzo reagisce, ed è viene usato per compagnia, per terapie con bambini artistici. Poi ci sono dei cagnetti che i giapponesi avevano messo sul mercato con l'idea che tanto non c'ho bisogno di portarli giù a far pipì, e comunque c'è il cane in casa, non è esattamente la stessa cosa, no? Ovviamente possiamo solo immaginarlo. Beh, sicuramente quello che fanno adesso, cioè noleggiarsi. I giapponesi hanno negozi di noleggio di cani per noleggiarsi. È un grosso scarpaggio, una grossa pugna. Mulo. Questo qui è un mulo, porta 80 kg e come vedete è in grado di gestirsi terreno anche un po' particolare. Anche scivolate, anche scivolate, ma anche adesso tra un attimo vediamo, attenzione a cosa fa. Ghiaccio. Questo è ghiaccio. Bellissimo. Ha una capacità di reazione incredibile. Ce lo rivediamo all'allentatore, ovviamente, tanto per avere. Ma gli bambi. Guarda la capacità di equilibrio che ci vuole. Ma c'è un'occhiata alla mano. Il vantaggio rispetto ad essere vivente, diciamo che tanto non prova dolore, in più non c'è il problema dell'emozione che in qualche modo magari ti fa reagire in maniera non corretta, cioè è sempre freddo sostanzialmente. La velocità di reazione. A parte la velocità di reazione che è stata progettata in maniera corretta, ma una reazione che è sempre ottimale. L'idea è allargare il più possibile, abbassare il baricentro, cercare di guadagnare stabilità, se ci riesco bene, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è stato finanziato sempre con il progetto militare, è un oggetto che può portare pesi in tanti posti e la stessa ditta adesso sta facendo un umanoide, quindi sta facendo un oggetto che cammina con gli stessi principi e che dovrebbe essere in grado di fare cose. C'è un video in cui si vede uno dei tester che deliberatamente dà un pedatone al muro e comunque rimane in piedi. Cade il pedatore. Ha detto un robot umanoide, ma la problematica di essere bipedi è leggermente più complessa rispetto a una cosa. Sì, ma adesso vediamo un po' di bipedi. Vediamo un po' di bipedi e vediamo che tipo di bipedi abbiamo in giro. Allora, questo è un tipo di bipede che cerca di essere il più possibile simile alle persone, ne stanno facendo diversi. I giapponesi sono particolarmente maniaci su questo tipo di cose, in particolare c'è un laboratorio giapponese dove il direttore del laboratorio si è fatto la sua copia e se non arriva tutto bene, ma ha fatto la copia della figlia di 7 anni e la figlia, dopo che ha visto la sua copia, ha detto: io in laboratorio da te non ci vengo mai più. Perché si è spaventata? Perché si è spaventata? Per un motivo che è emerso nella storia: nel momento in cui faccio dei robot che sono abbastanza simili agli uomini, ma come questo qua che riesco a sgamarlo, riesco a capire che non funziona tanto bene, a quel punto non ci credo più, quindi a quel punto mi spavento come se vedessi una specie di zombie. Quindi o questo è davvero perfetto, oppure se non è perfetto è peggio di questo qua, che pure è un umanoide, ma si capisce benissimo che è un robot, non c'ha bisogno di fare niente, fa delle cose particolari, questo, tipo suonare la tromba. Sappiamo che questo ve lo potevo far sentire, va bene.
Comunque, suona la tromba, suona la tromba vera, quindi è in grado di gestirsi dell'acqua sulla tromba, ci sono quelli che suonano il violino, suona, tiene il tempo, vedete, fa tutta una serie di cose. Questo sono gli oggetti. Sì, ma il robot anche la signora Canton? La signora Canton no, ma potrebbe essere, sarebbe molto più facile che la fosse la signora Canton che non quello lì. Questo balla, le signore non sono robot, ma lui balla. Questo non ha, diciamo, per carità, va benissimo, sta in piedi, funziona, non ha problemi. La questione è che lui è comandato da uno che sta facendo gli stessi gesti però l'equilibrio sta in piedi, si muove, cioè, eccetera, ovviamente la persona non sta tenendo l'equilibrio, sta dicendo come muovere le braccia, come muovere le gambe. Questo invece è un famoso, è un filmato che è diventato famoso perché è la prima volta che un robot corre, quindi c'è un momento della sua camminata in cui tutti e due i piedi sono sollevati da terra, quindi correre è questa cosa qua. Se lo vedete cammina in una maniera un po' strana, un po' robotica, che è diversa da quella con cui stanno sviluppando invece l'umanoide e i signori del muro. Questo robot qua può riconoscere le persone perché portano questi riconoscitori, quindi quando c'è la persona, essendo un robot giapponese, la persona si inchina, lui riconosce la persona e si inchina con un grado di inchino che è proporzionale allo stato di soggezione nei rispetti della persona. La segue, eccetera, eccetera. Però a volte succedono problemi perché in questo caso qui avevamo questa è una versione un pochino precedente, se vedete c'è un coso ancora più grosso dietro sulle spalle, qui non aveva ancora sensore, quindi era programmato per salire le scale partendo da una certa posizione, vedete che qui si è riadattato rispetto alla posizione. Ha un attimo di dubbio e poi alla fine decide finalmente di salire le scale, ce la fa normalmente, ce l'abbiamo fatta prima, ma questa volta qua succede una cosa spiritosa. Ha girato la testa a destra. Si è distratto un attimo e è caduto malamente, lì è rimasto bloccato, fine. Anche questo filmato che in rete è stato abbastanza diffuso perché questo robot è un robot all'avanguardia e che è successo a questo piccolo qua. Qui invece abbiamo un robot meno, diciamo, ci sono anche umanoidi che giocano a calcio, ma vanno piano, non ve li faccio vedere. Questi invece sono umanoidi, sono robot che giocano a calcio, sono tutti robot autonomi. Quindi all'inizio l'arbitro fischia, loro partono, inizia la partita. Quando c'è fallo, come in questo caso, l'arbitro fischia, poi da un secondo fischio loro si mettono in posizione per battere il fallo. Poi cato fischio, questo è un fallo 2, lui prende la palla, non la controlla benissimo, ci sono un po' di strategie. Questi robot sono robot che hanno ognuno la percezione di quello che gli sta intorno, quindi ognuno si rende conto di dove è la palla, dove sono le porte, dove sono gli avversari, i compagni, comunicano tra di loro, quindi si scambiano informazioni, però per il resto sono completamente autonomi, quindi le decisioni le prendono in maniera autonoma. Il fatto di andare in difesa, in attacco, mettersi in 2 piuttosto che in 4 a difendere, è una questione che viene decisa autonomamente sul campo e non si sa che cosa succederà sul campo, succede lì. E succede simulazioni di fallo? Fanno anche le simulazioni di fallo? Simulazioni no, ma decide l'arbitro quando si sono urtati troppo violentemente, diciamo, da poter fare le cose. Qualcuno ha delle strategie di difesa un pochino veramente non bellissime, qui l'arbitro sarebbe il caso che fischiasse. Tra l'altro vediamo invece un'azione un pochino più furba in cui si vede che i robot tengono conto delle limitazioni e delle capacità degli altri robot. Qui questi due stanno facendo una simulazione, nel senso che stanno facendo finta di non spingersi, quindi fanno finta di tirarsi leggermente indietro per non avere il fallo fischiato. In questo caso il fallo è stato fischiato. Questa squadra difende in un altro modo. Quindi questa squadra, vedete che quello si smarca, si è smarcato, questo si sta smarcando anche questo riesce a filtrare normalmente, c'è vantaggio, arrivo del vantaggio, tiro, parata, angolo. Sull'azione d'angolo vedremo che ovviamente anche questo robot deve poter vedere la palla, anche il portiere, quindi questi robot che stanno in attacco faranno un'azione
furba, che è quella di coprire la palla. Vedete che qui il portiere non vede niente, poi a un certo punto è come se facesse una specie di rovesciata, si ritrova dentro il portiere all'improvviso, gli fa gol, e a questo punto abbiamo sfruttato appieno delle... Sono robot che imparano questi o sono frutto della casualità? No, allora, questi sono programmati, sono programmati. Su questi robot noi abbiamo fatto delle piccole adattamenti di ottimizzazione, diciamo, di apprendimento automatico, che portano il robot a avere un atteggiamento nei confronti della palla ottimale, quindi andare velocemente sulla palla e poi fermarsi un attimo prima di toccarla e quindi da poterla controllare. Quella cosa lì abbiamo fatto imparare perché a programmarla era difficile, quindi abbiamo messo il robot a provare e uno dei meccanismi di apprendimento, quello che abbiamo usato, è quello di dargli dei premi o delle punizioni. Quindi la volta che fa le cose giuste gli do un premio, se va a toccare la palla la butta via invece di tenerla lì gli do una punizione. A seconda di quello che lui fa, i premi e le punizioni gli servono per sviluppare un comportamento così come lo sviluppa. Che cos'è un premio e una punizione? Per un allora, sono più intelligente del premio, c'è una punizione. Il premio e la punizione. Una volta c'era un giornalista che mi ha detto: ah, allora voi siete dei sadici perché date queste punizioni ai robot e siete fatte delle cose cattive. In realtà gli diamo 1 o 0 o a seconda una variabilità tra 1 e 0, quindi è un parametro, un numero che gli diamo, e lui quando prende 1 sa che è andata bene, quando prende 0 sa che è andata male, se prende 0,5 o 0,7 sa che è andata così così. Cioè, e sulla base delle scelte che ha fatto tiene conto di più delle scelte buone e di meno delle scelte cattive. Esatto, è un programma che in qualche modo vede che l'1 significa ok, la strada è giusta, 0 significa... E quindi le cose che ho fatto, quando ho preso 1 le cose che ho fatto andavano bene, quando prendo 0 le cose che ho fatto non andavano bene, quindi butto via. Quindi la strategia, diciamo, di ogni singolo robot, cioè il fatto che un robot decide di arretrare perché un altro va avanti, è presunta, cioè quel robot presume che l'altro robot abbia una strategia simile alla propria. In realtà, tra un attimo lo vediamo, i robot possono parlarsi, mm-hmm. e quindi parlandosi via radio si dicono quanto ognuno crede di avere il diritto di andare sulla palla, ad esempio. Quindi uno dice, io lo valuto, dice, io vedo la palla abbastanza vicino, sono voltato dal lato giusto, gli avversari sono lontani, ci vado io. E l'altro dice, io sono con un avversario in mezzo, sono voltato con le spalle alla porta, vacci tu e io mi smarco. Quindi la strategia a questo punto viene decisa come una specie di calcolo parallelo? Viene decisa dall'interazione dei robot che si scambiano informazioni, sulla base delle informazioni ognuno prende il proprio ruolo. E questo è il gioco. Anche qui probabilmente ci sarà una specie di assegnazione, ognuno si autoassegna un punteggio. Esatto. Poi si paragona l'uno con l'altro e automaticamente viene selezionato il punteggio. Esatto. Più alto. Quindi esatto. Insieme la squadra, cioè, produce una decisione. Esatto. Che si muove come un tutt'unico, non c'è la star del... No, diciamo, la squadra è programmata perché non ci sia la star, quindi non c'è il veneziano che se va sulla palla e si prende la palla. Non avete pensato di programmare una priorità di intervento a parità di condizione con robot che ha il punteggio più alto, quindi ha preso più premi? Perché questo potrebbe portare la squadra a valutare come più positive le azioni di uno e quindi a tendere a limitarle. Potrebbe essere una cosa che abbiamo, visto che i soldi non sono tanti, quando abbiamo sviluppato la squadra l'abbiamo sviluppata in tempi diversi, quindi effettivamente abbiamo robot che hanno capacità diverse. E quindi questa cosa più o meno in automatico è arrivata, nel senso che ogni robot è in grado di dire ce la faccio o non ce la faccio a fare una certa cosa, e quindi abbiamo il robot che sta meglio in difesa, quindi quando c'è da difendersi lui vince, diciamo, rispetto agli altri, e c'è quello che porta meglio la palla in attacco e quindi lui vince quando c'è da andare in attacco. Quindi un pochino in automatico questa cosa è venuta fuori, diciamo. Vi posso fare un paio di domande sul robot umanoidi? Sì. Posso? Certo. Grazie. Al di là degli aspetti dei robot, quando dico un aspetto, allora quello che io sapevo sui robot umanoidi, per esempio, era che vorrei una conferma, una rettifica, allora, che i robot umanoidi in generale spaventano le persone che interagiscono con loro, soprattutto i robot che sono molto umanoidi, come appunto la bambina di 7 anni. Ed è questa la ragione per cui Asimo è stato costruito così piccolo. Anche se questo crea dei problemi nell'interazione con le persone, quindi faccio anche
in realtà poi ad Asimov e a non tanto quello che scrive nei romanzi, ma dei commenti sul fatto che i robot siano migliori rispetto chiamiamoli androidi o robot antropomorfi rispetto ad altri tipi di robot, perché possono utilizzare i nostri strumenti e quindi non abbiamo bisogno di costruire un ambiente su misura, ma li possiamo far interagire nel nostro ambiente. Da questo punto di vista, quindi, uno, è vero che c'è questo tipo di timore nei confronti di un robot e quindi vengono costruiti piccoli apposta per non spaventare le persone, e questo che problemi ha o non ha, e la ricerca su robot antropomorfi o androidi in quale direzione sta andando rispetto alla forma umana. Allora, la prima cosa è sicuramente, al di là della paura o non paura, sicuramente un oggetto di quel tipo lì che è in grado di muovere un braccio con quello sbraccio, se intanto che muove il braccio così mi prende, mi fa male. Certo. Quindi ovviamente il robot aspirapolvere piccolo non mi dà problemi, uno così, se devo metterlo in casa a fare assistenza all'anziano, ho bisogno di avere un po' di certificazioni per essere sicuro che non faccia male. Anche solo se cade, fa male. Un po' di sensori. O abbastanza sofisticati sensori da poter capire cosa sta succedendo. Questo è un discorso. Secondo, è vero che il robot grosso fa più paura del robot più piccolo, quindi riesco a controllarlo di più psicologicamente, ma è anche più problematico dal punto di vista dell'energia che è necessaria, che ho bisogno per muoverlo, sicurezza, eccetera, eccetera. No? Quindi nel momento in cui lo riduco, riduco anche tutta una serie di problemi. Rimane il fatto che la forma è una questione di forma, quindi se ho un robot molto simile a una persona, ho tutti gli articoli sui giornali, però di fatto non so, è un robot che si spaventa di più di un robot fatto col casco di asino, e quindi quello è un problema che c'è, e c'è anche dal punto di vista del movimento, quindi il fatto di muoversi più o meno in maniera naturale piuttosto che no. Ad esempio un lavoro che stanno facendo dipartimento da me è il braccio, tipico braccio, solo il braccio, tipo il robot industriale, che lavora in un ambito industriale in cui però interagisce con le persone. Quindi ad esempio mi passa un attrezzo piuttosto che mi passa un pezzo. Se fa questo con un movimento da robot, la persona ha paura. Se fa questo con un movimento naturale, con un movimento fluido, più vicino al modo con cui mi muovo, la persona non ha paura. Quindi magari non sarà più efficiente, ma è sicuramente un qualche cosa che mi permette di vincere. Sull'uomo. Si prevede, che in realtà era la domanda A in 1, 2, 3, la domanda B è: si prevede un ingresso sul mercato di questi prodotti e quando? No. Perché io avevo letto tempo addietro che c'era un'azienda francese, no, mi ricordo che era francese, che prevedeva un ingresso sul mercato attorno al 2015 con i primi robot domestici, perché poi qui c'è tutto l'aspetto in realtà più in Giappone che in Europa di approccio dell'assistenza agli anziani e agli infermi, a cui noi in Europa abbiamo con un'immigrazione specializzata dall'est Europa, e in Giappone sono gli immigrati, non li vogliamo vedere neanche per errore, non hanno il problema dell'invecchiamento della popolazione e bisogno di assistenza automatizzato. Anche in Europa si sta lavorando tanto su questo, in Europa non sugli umanoidi ma su delle forme diverse degli umanoidi, che sono più efficienti. La carrozzina, ma anche magari degli oggetti tipo cubo che hanno una faccia, diciamo, disegnata su uno schermo, che magari si inchinano un po' per dare l'idea dell'uomo, ma che hanno un braccio robotico, molto più robotici, diciamo. E perché? Perché il robot umanoide bipede in questo momento ha dei problemi di stabilità, di manipolazione, eccetera. Quel braccio che vediamo che ci sembra tanto bello, in realtà non riesce a sollevare una bottiglietta d'acqua. Quindi poi alla fine della fiera ci sono dei problemi pratici che sono difficili da risolvere. Questi di Boston Dynamics, quelli del mulo, stanno facendo un umanoide con una tecnologia diversa da quella con cui viene usata di solito. Di solito vengono messi dei motori a posto dei giunti, quindi ho un motore qua che gira proprio per piegare il ginocchio. Loro stanno usando invece dei pistoni d'aria compressa, nel muro si portano dietro il compressore, cioè, se si sente l'auto si sente fa niente perché c'è il compressore che sta andando, non si sa come faranno nell'umanoide, però tanti stanno usando dei muscoli. Il movimento è completamente diverso, molto più fluido,
anche stabile, appunto, che si dà il calcio di fianco e lui sentirà il grido, cioè e però ci sono un sacco di problemi ad avere un oggetto del genere in giro per casa. I francesi, questi della NAO, sono dell'Aldebaran che fanno il NAO. Il NAO per adesso è un robot che è alto così, ne hanno venduto qualche centinaio di copie in giro per il mondo nei centri di ricerca, anche noi abbiamo un paio. Di fatto sono così, non mi serve niente, perché lo metto per terra, non fa nulla, niente di che possa aiutare un anziano, se non farlo inciampare. Quando sarà più grosso, tipo Asimo, magari, però ci sono tutti questi problemi che sono aperti nel 2015. Quindi loro hanno bisogno di fare questo tipo di annuncio perché hanno dietro la richiesta dei loro investitori che dice noi vogliamo andare sul mercato adesso. Però poi bisogna farlo. No, ma infatti era qualcosa che abbiamo detto, ma cazzo, cioè è possibile che fanno d'accordo che. No, hanno iniziato il robot grosso, hanno incominciato a farlo 6 mesi fa, quindi non ce la fanno con tutto che la tecnologia ci stiamo muovendo adesso, al di là lo spirito energetico verso cosa, cioè pensano di restare comunque sui robot piccoli. Allora, ci sono due ordini di problemi. Un problema che è il problema dei sensori e quindi poi dopo di riuscire a fare l'azione sulla base di quello che riesco a capire. E quindi avere un oggetto che sia stabile, che si muova in maniera affidabile, eccetera, eccetera. Un problema di attuatori, quindi il braccio che non mi prende la prima spesa della prima bottiglietta non mi va bene, perché se devo sollevare un anziano ho bisogno di ben altro. Il terzo problema. Il terzo è un uomo di 150 kg che devo muovere perché sennò gli si chiamano di terra del cubito. Sì, ma anche di 80 kg, adesso come adesso il robot si pianta lì, cioè non fa nulla. Cioè, c'ho bisogno di un sollevatore che è un robot di altro tipo specializzato. Quindi abbiamo i robot specializzati che man mano faranno questo tipo di cose. Terza cosa da non dimenticare è un robot che va in giro per casa deve poter essere abbastanza autonomo. La carrozzina, per la tecnologia che ha, fa le 24 ore, l'umanoide con i suoi 54 motori fa mezz'ora, 40 minuti. E questo è un problema di tecnologia, di autonomia energetica, che nel momento in cui risolvessimo saremmo contenti. C'è un consulente con le aziende automobilistiche che stanno lavorando sull'autonomia delle batterie per tutta la giornata. Tutto il mondo sta lavorando sulle batterie, quindi appena si trova, però bisogna fare un salto tecnologico significativo, che non è una cosa da zero. Perché direi che da un punto di vista meccanico sono tutte cose che sono in via di definizione, si sviluppano, ma il problema centrale di tutta questa storia è il cervello del robot, perché io mi immagino un software estremamente sofisticato, però se questo riesce a fargli un percorso per volta e non riesce a collimare insieme più cose, diciamo un percorso mentale in parallelo invece che insieme, forse si riesce a andare più avanti, no? In realtà, diciamo, dal punto di vista della parte del cervello, diciamo di mente, è una cosa che siamo già abbastanza avanti, cioè in simulazione si fanno un sacco di cose interessanti. Se vedete anche i robot calciatori che giocano in simulazione, hanno strategie da campione del mondo. Il problema è in questo momento sono i sensori, cioè riuscire a capire dai dati sensoriali che cosa vi c'è intorno davvero, un po' di attuatori e poi soprattutto la parte energetica. La parte energetica è un collo di bottiglia. Quanti stimoli riesce a coordinare? Diciamo, quante cose riesce a coordinare adesso? Cioè, si può coordinare quello che si vuole. Diciamo, questi gli umanoidi hanno sino a 50-54 motori. No, io dico stimoli nel senso vedere informazioni sensoriali, quante ne riesce a portare? Ne riesce anche, dipende da quanti calcolatori ci mette a bordo, quindi quello non è un grosso problema se non dal punto di vista energetico. La questione è riuscire ad avere un'abbastanza forte definizione per riuscire a capire quello che sta intorno. Adesso tra un attimo vi faccio vedere che cosa vede davvero un robot e cosa vuol dire vedere, e capite che quello che abbiamo è poco, diciamo, in questo momento. Tu volevi dire aggiungere una cosa, che la considerazione circa il disagio che può
suscitare in un osservatore umano un robot tipo antropomorfo. È particolarmente marcata per i tratti appunto morfologici e quant'altro, ma ha una validità molto più generale. Anche nei sistemi di intelligenza artificiale non robotico, quindi tipo sistemi di chat automatico, sistemi di domanda e risposta, si vede che l'osservatore umano ha un'innata propensione ad attribuire un sacco di caratteristiche umane nel momento in cui ne osserva anche soltanto poche. Quindi io interagisco con un sistema autonomo, vedo che questo sistema artificiale presenta qualcosa che a me appare umano, mi aspetto che abbia anche tutte le altre caratteristiche umane. Vuoi il colore della pelle, piuttosto che la temperatura corporea, piuttosto che il modo di muoversi, vuoi il modo di ragionare. Nel momento in cui dall'altra parte non trovo una corrispondenza a questa mia aspettativa, lì sorge un senso di disagio. Questo è chiaramente molto più marcato nel caso dei robot, perché ho qualcosa che fisionomicamente, proprio fisicamente ricorda l'essere umano, e si vede che è ancora più forte questo problema quando questi robot cominciano a non muoversi. Però ha una validità molto più ampia, che non è dato tanto l'aspetto robotico. Sì, perché in realtà ci sono i bambini che sono già pronti per il futuro. Io ho visto nascendo da bambini giapponesi, in una di queste convention che fanno, fiere, eccetera, che ha visto un robot bimbo del calciatore cadere, che ha detto alla mamma si è fatto male. No, sono già in realtà pronti alla... Questo per esempio è un esempio perfetto. Quella bambina ha notato il robot si muoveva come, o comunque mimando, un calciatore umano, nel momento in cui è caduta si aspettava che comunque sia spostato anche un dolore. Scusa, magari lasciamo andare avanti un attimino la presentazione. Io ho una domanda su quello che ha detto, perché non ho capito una cosa. Ok. Tutti possono guardare? Dai. Per cortesia, non ho capito una cosa. Nel caso dei robot domestici, non è possibile spostare una parte del peso in qualche cosa collegato in modo wifi, in modo da rendere più leggero il robot stesso? Cioè, nel senso, se la base di lavorazione, tutto il resto, non può essere distaccata e collocata, perché mi sembrava una cosa. Sì. Cioè, questo... lei aveva parlato di peso del calcolatore che ci aggiunge. Sì, non è tanto il peso del calcolatore, è il peso dei motori, delle cose che servono per muoversi. Ormai il peso del calcolatore è assolutamente. Il peso del calcolatore rispetto al resto non conta niente. Come? Se hai bisogno di sollevare 80 kg di persone, cioè, deve anche una certa massa. Assolutamente. Se no vai in basica. Zibua, ritorno in comune. In questo caso, ad esempio, il robot che c'è lì non ha l'elaborazione a bordo, perché è un robot piccolissimo, questo piccolino che vediamo qua sotto, ma c'è un'elaborazione su un PC a terra e lui manda a terra i dati sensoriali che vengono elaborati a terra, lui ha una telecamera e che cosa fa? Questo qua è un gioco. C'è la persona che gioca contro questo qua, lui ha lo scopo di raggiungere la base in fondo e comunicare la parola segreta alla base, e questo qui ha delle armi in mano che sono implementate con un Wiimote, che a seconda di come lo tira fuori diventa una pistola piuttosto che un katana, piuttosto che una cosa diversa, e deve inquadrarlo con il Wiimote e sparargli, e lui ovviamente può cercare di evitare i colpi e cercare di fare. Quindi l'elaborazione è tutta buttata fuori, perché lui è piccolino e lì dentro non abbiamo abbastanza batterie. Non è che non ci sta il calcolatore ci starebbe, ma non abbiamo le batterie per far vivere il calcolatore, quindi diventerebbe troppo pesante per far vivere il giocatore. Questo invece è Jedi Trainer. Allora, Jedi Trainer, allenamento del guerriero Jedi. Avete bisogno di sapere cosa succede, no? Cioè abbiamo allenamento uso la spada laser, quindi spada laser. C'è il drone che mi vola intorno e mi dà i colpi di laser. Allora, questo qua, questo qua l'abbiamo fatto con un elicottero. Questo è un quadrotto, un elicottero. Lui è il guerriero Jedi. Questo è quello che vede l'elicottero, ha una telecamera davanti. E quella è l'interpretazione dell'immagine dell'elicottero, che lui vede. L'elicottero ogni tanto fa un rumore di laser, non si vede il laser perché il laser si vede solo nei film, fa un rumore di laser e si capisce che fa un rumore perché lui lo sente e cerca di parlare il suo. L'elicottero vi gira intorno con una sua strategia e lui si adatta all'elicottero, quindi si vede che c'è una sua strategia per cercare di parare il colpo, c'è la sua strategia per cercare di imparare.
abbiamo visto che basta pochissimo di cambiare il modo con cui si muove il robot, quindi il robot gli va magari 50 cm più vicino, piuttosto che meno morbido rispetto alle interpretazioni sensoriali, quindi va molto avanti e indietro, che subito l'atteggiamento della persona cambia, quindi si spaventa piuttosto che diventa più aggressivo. Quindi il robot questo qui si adatta anche a questa persona, quindi quanto più questa persona è calma, quanto più lui è calmo. Quanto più quella persona tende a scappare, tanto più il robot tende a scappare, quindi si adatta alla persona. E quindi abbiamo un meccanismo in cui il robot autonomo ti coinvolge in un gioco e si riesce a far giocare le persone con i robot veri invece che con i videogame, che fa un sacco bene perché il fiato ne guadagna. Vabbè, poi abbiamo automobili che vanno da sole. Questa si è fatta le sue 100 e passa miglia nel deserto così, da sola, senza guida. C'è una auto anche italiana che si è fatta da Parma a Pechino, circa da sola. Però, diciamo, sono cose che si possono fare, problemi perché non abbiamo una macchina che ci porta in giro da sole. Perché se succede un incidente di chi è la colpa? E quello è il problema. Cioè la macchina potrebbe farlo, qualche volta magari c'ha il 99% di sicurezza, 99 non mi basta ovviamente, perché se l'1% di tutta fuori strada va male, ma se anche avesse il 100%, se passa un cane piuttosto che succede qualcosa di strano, poi cosa succede? E questo è uno dei problemi che abbiamo con i robot autonomi. Cioè, non è facile. Facciamo rapidamente un excursus per capire come si fa a farli, cosa ci sono, quali sono i problemi che abbiamo detto. Proviamo un esempio con il robot calciatore. Abbiamo parlato di sensori, mente, corpo. Sensori. Questo robot qua ha dei sensori che sono disegnati per fare quello che deve fare, quindi giocare a calcio, deve governare i movimenti, deve autolocalizzarsi, quindi sapere dove si trova, individuare elementi dell'ambiente circostante, tipo le porte che avversario. Ha una visione panoramica, cioè lui vede così. Questa è una telecamera che punta verso uno specchio, questo specchio gli dà 360 gradi tutto quello che ci sta intorno. Per esempio è fatto in due parti, per cui viene proiettato le cose più grosse e lontane al centro, e le cose più piccole qui intorno, in maniera da essere più precisi, qua intorno. Questo è quello che lui vede. Cosa vuol dire vede? Quindi lui ha sensori che in generale danno dei segnali elettrici. Queste possono essere delle telecamere, possono essere dei sensori di distanza con cui faccio delle mappe di tutto quello che mi sta intorno, possono essere dei sensori di accelerazione, possono essere il naso artificiale piuttosto che il gusto, quindi possono sentire degli odori. Ma che cosa danno questi? Danno dei dati e poi devo capire dei concetti. Quindi ad esempio una telecamera mi dà dei numeri, io ho in mano dei numeri e questi numeri sono dei tre numeri per ogni punto che danno il colore che c'è. Bisogna capire che cosa c'è nell'immagine, se c'è la palla c'è la persona. Quindi che cosa faccio? Ad esempio, la palla è riconosciuta perché è rossa. Cosa vuol dire che è rosso? Vuol dire che questi tre numeri, il primo mi dice quanto rosso c'è, quanto verde c'è e quanto blu c'è. In questo punto c'è tanto rosso, pochino di verde che viene dal riflesso del campo e zero. Però questo, noi diremmo che quella palla lì è arancione, però andiamo a prendere degli altri punti. Andiamo a prendere gli altri punti, ogni punto ha dei numeri diversi. Quindi anche solo per dire che è una palla arancione dobbiamo fare delle elaborazioni, dobbiamo avere un programma che fa qualche cosa. E questo è quello che vede come palla. Quindi vedete, ogni punto ha un colore diverso, devo capire, non è neanche circolare. Quindi devo ragionarci sopra. Quindi quando ci ragiono, alla fine quello che faccio è capire di che colore sono le cose, quindi in questo caso ho capito di che colore sono i vari punti, e poi magari cercare di capire, mettere insieme punti dello stesso colore, dire questo
è una palla, sta in quest'area, questa è la porta, sta in quest'area, eccetera, eccetera, e poi finalmente dire questa è una palla, è una porta, e le localizzo in maniera precisa. Ragionare sui sensi. Quindi arrivano dei dati che sono dei dati. Il corpo, vabbè, è progettato per fare questo, da il calcio alla palla e si muove in maniera opportuna. La mente, vediamo un attimino il ragionamento della mente. Bisogna mantenere un certo modello del mondo a livello concettuale, quindi capire che cosa c'è nel mondo. Bisogna classificare, localizzare gli oggetti e integrare le informazioni che provengono da diversi sensori. Qui abbiamo un esempio di come lui fa, man mano che recupera informazioni, a capire dove si trova. Lui all'inizio non sa nulla, e all'inizio si trova in una situazione in cui dice: io non so che sono lì, ma potrei essere un posto qualsiasi di questo campo. Man mano che analizzo i dati che mi arrivano, le informazioni sulle righe, sulle porte, eccetera, eccetera, quello che succede è che ho delle posizioni dove potrei essere compatibilmente con i dati sensoriali che mi arrivano. Più me ne arrivano, più raffino le posizioni dove potrei essere, questo è un campo un po' simmetrico, e finalmente arriverò alla posizione giusta. Quindi, elaborando informazioni, riesco a sapere dove sono. Ma una volta che so dove sono, devo decidere cosa fare. Allora, una cosa che viene fatta è decidere i comportamenti. Questi sono i comportamenti con cui giochiamo a calcio. Quindi abbiamo vai sulla palla, vai alla porta, tiro in porta, eccetera, eccetera, e poi evita gli ostacoli, è peggio, cioè più critico che non difendere, ad esempio. Quindi quando difendo, se devo poi evitare gli ostacoli, devo sapere che devo evitare gli ostacoli, e questo vince. Quindi partizioniamo tutte le cose che un robot può fare in cose semplici, molto semplici, ognuna la programmiamo, e poi le mettiamo tutte insieme e facciamo in modo che si compongano a seconda delle cose che posso fare, quindi certe di queste cose le posso fare o meno, ad esempio se ho la palla posso portare, posso tirare, se non ho la palla questo non lo prendo neanche in considerazione. E sulla base se è opportuno farlo, quindi il fatto che io voglia andare in difesa piuttosto che in attacco dipende dall'opportunità che valuto là sotto. E una volta che anche ho i comportamenti, se voglio coordinarmi ho bisogno di strategie, quindi ho bisogno di mettere insieme quel discorso che avevamo prima, di ognuno dice che cosa potete fare, ci si mette d'accordo e ognuno poi fa quello che è il suo ruolo nella strategia. In generale pianifico, quindi questo qua ad esempio sa dov'è, che sa dov'è il suo obiettivo, che è nell'angolo, pianifica un percorso. Quando pianifica il percorso poi gli si può trovare davanti degli ostacoli, quindi deve poter aver bisogno di, ad esempio, cambiare una direzione perché si è trovato davanti l'ostacolo. Quindi sulla base di questo ripianifica il percorso, quindi ho una capacità di proiettare nel futuro quello che succederà, quali saranno gli effetti delle mie azioni. E questo è un esempio di un'altra partita che faccio sempre vedere, perché l'idea è che qua succedono delle cose anche che non vorremmo. Questo qui non può andare a lottare il portiere, quindi deve gestirsi la palla come può. Il portiere difende, ma vedete che in questo momento è il sistema di calcio scarico, quindi non può neanche tirare il calcio, questo poveretto. Va a recuperarsi la sua palla, il difensore è morto, c'è lì per andare. Cerca di tirare la palla in gol e questo... Tante strategie, ma quella era la prima volta che vedevamo un pallonetto. Quindi i robot non erano pronti a vedere il pallonetto, a vederlo, perché la misura della distanza della palla è data da quanto verde vedo tra me e la palla. Che va bene se è terra. Nel momento in cui sale, non vedo più la palla, o se anche la vedo, c'ho tanto di quel verde che non mi muovo neanche, è lontanissimo. Ancora un esempio sulla cambiare, sul sensore, interpretazione sensore. Ultima cosa, l'interazione con l'uomo. Come facciamo a interagire con le persone? È relativamente facile parlarne, più difficile dire delle cose sensate. È facile parlare di ripetendo quello che c'è scritto in un file, dire, scegliere il file giusto delle cose da dire è più difficile. Non è valido praticamente anche per il 99% degli esseri umani, perfetto. È molto difficile capire qualcosa di più che non semplici parole se non sono con un microfono attaccato alla bocca e non ho fatto allenamento.
se ho fatto allenamento al microfono attaccato alla bocca posso capire già un pochino di più, ma non è l'ambiente naturale che vorrei avere per i miei robot sostanzialmente. Posso avere delle altre forme di interazione, quindi posso muovermi, in questo caso accarezzare il mio robot, posso avere un collegamento, diciamo, anche col cervello. E questo è l'esempio della carrozzina che abbiamo sviluppato, in cui c'è il soggetto che vede lampeggiare sullo schermo i nomi dei posti dove vuole andare, e se nel momento in cui si concentra su un posto, quando gli lampeggia il nome di quel posto, il cervello fa un'onda che si può riconoscere in qualche modo. E quindi abbiamo anche lì dei programmi che permettono di riconoscere queste cose, quindi di dare alla carrozzina un comando, che la carrozzina, sapendo dov'è, sapendo dove vuole essere portata la persona, gli permette di andare. Ovviamente questo richiede di avere in testa degli elettrodi, cosa che normalmente non facciamo, non abbiamo, e può essere usato quando non ho dei modi migliori per interagire con la carrozzina. Questo può essere fatto. Qui così adesso tra un attimo vediamo cosa vede la persona. Questo è il suo segnale cerebrale, questo è il lampeggio delle cose. Lui sta pensando, in questo momento vede la guardiola, quando il sistema capisce che cosa sta pensando, gli dà un comando e questo è il comando. Va bene. Tempo poco, ma riflessioni. Abbiamo un po' di tempo per fare delle riflessioni. Qui ho portato due o tre pezzi di filmati di cose che possono succedere. Questo è un filmato abbastanza famoso, film numero 5. Lui sta sentendo le istruzioni per fare la torta. L'idea è che cos'è l'intelligenza, riusciamo a costruire una intelligenza artificiale. Quindi hanno detto mettere tutti gli oggetti dentro, e ha messo dentro le uova senza rompere, poi dice frullare, e lui ha frullato tranquillamente, e poi dice controllare che sia abbastanza liquida, se non è liquida frullare, lui frulla, e eccetera eccetera. Questo è tutto un gioco nel film per far capire che se io voglio un robot davvero intelligente, capace di interagire con, qui c'è scritto una volta che l'hai scaldato per 10 minuti gira l'oggetto, e l'ho preso girato, e per capire che devo capire il significato di che cosa sto dicendo, e molto di questo significato è buon senso. Quindi è un qualche cosa che noi abbiamo nella nostra mente, cioè ce lo siamo costruito, ma che il robot non sa, quindi se non glielo diciamo il robot non riesce a farlo. L'altra cosa sempre di questo tipo qua, sempre numero 5, in questo caso l'altro aspetto è l'apprendimento, no? Quindi si dice i robot imparano o non imparano, qui già è in grado di fare una conversazione con il suo amico, di andare per mano, cosa non facile perché bisogna coordinarsi, sentire che cosa sta facendo, sentire la forza. Poi a un certo punto lui vede una libreria e dice io vado in libreria perché ho bisogno di imparare, non input, devo imparare. Quindi senza guardare per strada entra in libreria e si prende il libro e incomincia a leggere. Allora questa cosa qua dell'imparare leggendo, quindi imparare ancora una volta del testo, delle parole, il significato delle parole, mettere insieme il significato delle parole, è stato oggetto di progetti di ricerca per anni e anni e anni, però abbiamo visto che è molto complicato. Cioè noi nel costruirci la nostra competenza, anche per un'età molto giovane, abbiamo bisogno di mettere insieme informazioni che sono talmente tante, talmente complesse da mettere insieme, più che tante, da complesse da mettere insieme, che è difficile costruire qualcosa che abbia senso, a meno di non fare delle esperienze fisiche, che sono le esperienze che noi facciamo quando siamo bambini, che ci aiutano a costruire questa cosa. Quindi questo robot in questo momento lui dice guarda che è meglio che usciamo perché sta arrivando la polizia, ha capito che è meglio che usciamo perché lo sapeva già prima, ma anche questa è una cosa che è da capire in qualche modo. E quindi qua così diciamo è una
questione di imparare, e come faccio a imparare, perché me lo dice qualcuno, in questo caso, o perché magari riesco a costruire dei legami tra informazioni e esperienze che ho fatto, ma dovrei fare l'esperienza. Un modo di fare l'esperienza è quello di farle davvero, e quindi e questa è l'ultima cosa, qui così. Asimo che impara, che cosa impara? Impara dei concetti, impara delle cose, ad associare dei termini a degli oggetti. Ha una capacità quindi di interpretazione dell'immagine, qui lui ti fa vedere diversi oggetti, in questo caso ti fa vedere un altro robot, piuttosto che una macchinina, eccetera, eccetera. E Asimo impara a riconoscere dalle differenze delle immagini come associare alcune caratteristiche a un oggetto piuttosto che a un altro oggetto. Caratteristiche che possono essere la forma, vedete che qui comunque localizza il fatto che lui ce l'abbia in mano, analizzando il fatto che sta in mano, lui glielo fa vedere sotto diversi punti di vista, vedete che ogni tanto però rimane anche la faccia, quindi non è facile, ricordatevi come cosa vuol dire vedere, no? Quindi ci sono in giro, si fa vedere un'altra macchina, un'altra cosa. Lui capisce delle caratteristiche che sono caratteristiche dell'immagine in questo caso, quindi il colore, la forma, le relazioni tra oggetti, tra punti che hanno diversi colori, quindi sta analizzando tutti questi aspetti, e quando poi gli si presenta un oggetto, lui riconosce che quell'oggetto è di un certo tipo, ma perché ha riconosciuto delle caratteristiche fisiche soltanto così. Tra un attimo poi, intanto risponderò alla domanda, vedremo che gli fanno vedere diversi tipi di sedia e poi gli chiedono se un tavolo è una sedia. E lui dice no, perché riesce a capire delle caratteristiche che non sono semplicemente i colori e la forma, ma anche una caratteristica funzionale che è ad esempio per la sedia il fatto che ci sia un ripiano a un'altezza piuttosto che a un altro. Quindi il tavolo non ha un ripiano a un'altezza. Era proprio quello che volevo chiedere, cioè riconosce l'oggetto specifico che gli è stato mostrato o riconosce il concetto? Nel primo insieme di cose riconosce l'oggetto specifico, le caratteristiche dell'oggetto. Però è in grado di imparare. Però nella seconda cosa invece gli hanno fatto imparare degli aspetti che sono al di là della semplice colore, forma, certo, ma anche degli aspetti funzionali che sono ad esempio c'è un ripiano ad una certa altezza, quindi mette insieme alcune informazioni che sono il ripiano lo riconosce, l'altezza la riconosce, le mette insieme e associa tutti gli elementi che hanno ripiani a quell'altezza. Quelli lì quindi sono si, tutti dello si stesso tipo. Un archetipo di sedia, esatto, si crea una specie di concetto. Sì. Per cui questo oggetto qua, vedete che lui va a cercare il ripiano e quindi in qualche modo va a costruirsi il ripiano, dice ho capito, poi quando gli fa vedere il tavolo, al di là del fatto che ha un colore comunque completamente diverso, ha anche un'altezza diversa, e quindi lui dice, vedrete che dice no, lo guarda. Gli hanno messo la tovaglia però sul tavolo. Questo è un dubbio che è venuto a molti, ma comunque loro dicono che no, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo, concettualmente è una cosa che si potrebbe pensare di fare. Però questo è un concetto molto semplice. Poi imparare da qui, imparare qualcosa di più complesso. Ma è chiaro che per fare questo tipo di apprendimento bisogna avere anche, insomma, dei campioni di addestramento abbastanza ampi da rendere, insomma, la concettualizzazione robusta, cioè avere casi diversi, casi particolarmente eterogenei di sedia per riuscire a evidenziare qual è l'elemento comune. Cioè per esempio un bambino gli fai vedere un modellino di automobile, gli fai vedere una macchina grande e capisce che è la stessa cosa, è in grado di farlo, oppure è vincolato per esempio alle dimensioni se non proprio alle forme. Dipende da che cosa si pensa di usare nel processo di apprendimento. È chiaro che il bambino riesce a trovare le analogie di forma e quindi riesce in qualche modo a capire che si tratta dello stesso oggetto perché ha la stessa forma,
a lui bisogna arrivare a dire considera, non considerare le dimensioni, ma ad esempio le dimensioni relative tra i componenti. Ma c'è anche da dire che in quel caso uno potrebbe dire l'immagine che vedo è più o meno sempre la stessa, perché lui alla fine quello che vede è un rettangolo con dentro dei colori. Quindi dentro questi colori io vedo una roba con delle ruote, la vedo anche se guardo la macchina vera, è una roba con delle ruote, riesco a capire questa cosa, un collegamento. Questa è una cosa che si può pensare di fare, è una delle cose su cui stanno lavorando non soltanto nella robotica ma anche nel mondo della in generale della rete, perché piacerebbe poter dire questa è l'immagine di un'automobile piuttosto che questa è l'immagine di Reagan, piuttosto che questa è l'immagine con qualcosa, in maniera da classificare automaticamente tutto quello che c'è di immagini in giro per il mondo. Cosa che per il momento non si riesce a fare, si fa andando a vedere cosa c'è scritto nell'immagine. Quindi quando andate su Google Images funziona, perché va a vedere il contesto in cui ci sono le immagini e va a vedere cosa c'è scritto, come si chiama il file, che ci azzecca abbastanza tanto. Non è ancora molto facile, perché se pensiamo a anche soltanto all'automobile possiamo vederla da tanti punti di vista, possiamo vederla di tanti colori, possiamo vederla in tanti contesti. Noi ci siamo formati il concetto di automobile. Ma perché è proprio la visione umana che è di tipo associativo, non è fotografica la nostra visione, cioè noi ci costruiamo tutti i concetti e quello che vediamo, ripeschiamo i concetti, li componiamo e analizziamo quello che vediamo, cioè lui effettivamente comunque esegue comunque delle foto. Il problema è proprio il meccanismo tuo che è diverso. È il problema che dicevamo prima, cioè che è difficile, cioè data quel dato sensoriale, il dato sensoriale è difficile poi da lavorarci sopra, quindi il lavoro sopra che ci devo fare, questo diciamo di concettualizzazione, perché capisco che quello è un'automobile, perché mi aspetto di vedere delle ruote, poi io so che l'automobile ne ha quattro, però in realtà ne vedo due, e allora magari non ne vedo neanche, ma c'ha i fari. Quindi ho tutto un insieme di cose che non sono vere in assoluto, sono vere come generico modello, prototipo, che poi in qualche modo vado almeno in parte a riconoscere quello che vedo. E questo processo qua è un processo piuttosto, cioè dire c'è un faro in quell'immagine lì è già una cosa difficile da fare. Ma questa capacità di concettualizzazione, una volta acquisita da uno di questi, può essere trasportata pari pari su un altro? Sì, a patto che abbiano circa lo stesso sistema sensoriale. Perché ad esempio noi e il cane abbiamo sistemi sensoriali diversi, non siamo sicuri che ci siamo fatti gli stessi concetti, poi ci siamo imparati delle cose, però non è detto che l'idea di sedia del cane sia l'idea di sedia che abbiamo noi. Altrimenti comunque se no un lavoro diciamo non dico inutile, ma se è mirato un singolo robot, cioè, quello di renderlo. No, certo. Il problema è che è difficile da programmare, cioè se io sapessi programmarlo allora non glielo faccio neanche imparare. Perché voglio fare un apprendimento? Perché non sono capace di farglielo fare, cioè non sono capace di dirgli come fare. Sì, la mia sensazione è che i meccanismi di riconoscimento, costruzione delle categorie, degli archetipi, nell'uomo sia molto diverso rispetto banalmente a una struttura, una riduzione dei suoi componenti. Noi spesso e volentieri abbiamo delle categorie che sono più funzionali che strutturali. Cioè se io vado in un museo di arte moderna, vado a vedere un sacco di sedie che a guardarle non sembrano sedie, ma riconosco che possono essere usate come sedie. Così come se vedo un martello di una forma un po' strana, sì, è un po' allungato, ha una parte che è pesante, una parte che è leggera, però il fatto che io possa usarlo come un martello non deriva da un'analisi puramente strutturale, ma è un archetipo che è più funzionale. E questo deriva dal nostro punto di vista da esperienze di vita che invece un robot non ha, quindi sicuramente siamo molto, anche il bambino ha un'esperienza pregressa, c'è l'automobile, le ha viste passare, sa che si muovono, quindi ho un modello di funzionamento dell'automobile. Se vedo un'automobile che è un triciclo, che adesso comincio a vedere se la visto in giro, sì, vedo che è un po' strana, però capisco che alla fine si comporta un po' come un'automobile, quindi questo perlomeno è la mia percezione. Sì, infatti c'è gente in giro per il mondo che dice anche che i robot dovrebbero essere fatti il più simile possibile alle persone, proprio per quel motivo lì, perché i concetti che io uso li uso perché ho un corpo che in qualche modo ha percepito, ha imparato a costruirsi i concetti per l'esperienza con quel corpo lì,
nel momento in cui ho un corpo diverso, l'esperienza è diversa e quindi viene fuori che devo imporgliela da sopra, non perché se la sta imparando come corpo, ma perché io glielo sto dicendo e gliela sto imponendo sopra. Però è una microba parte del mondo, perché ovviamente è chiaro che è difficile da fare una cosa del genere, non si riesce. Fino a dove mi devo spingere a fare il muscolo, il singolo muscolo, il singolo occhio, diverso. Direi che comunque il robot inteso come data, per noi che siamo qui, è molto lontano da adesso, proprio assolutamente non si vede. Siamo decisamente lontani, cioè quello che possono fare i robot adesso sono queste cose qui che abbiamo visto. Ma ragionevolmente sarà approcciabile oppure proprio rimane fantascienza? No. Diciamo, io sono sempre dell'idea che sino a quando non c'è una cosa non si può dire che si potrà fare o che non si potrà fare. È chiaro che la gente sta andando avanti, stiamo cercando di lavorarci e più andiamo avanti più ci avviciniamo. Cioè, queste cose qua, la prima volta che c'è stato un umanoide che camminava, la gente in giro per il mondo ha detto wow, si riesce a far camminare un umanoide. Adesso non sorprende più nessuno e ci la mettiamo lì come quello che si muove, perché già si muove male. Quindi stiamo andando avanti, poi fatelo andare avanti ci porta a dire vabbè, ci arriveremo. Sono le più potenti, sono intelligenti, per cui macchine sono molto più sofisticate di quelle che abbiamo adesso. Cioè, adesso c'è ad esempio un progetto europeo grosso finanziato con una sacca di soldi che ha lo scopo di generare una simulazione completa del cervello. Simulazione completa del cervello, appunto, che loro vorrebbero poter mettere degli elettrodi da qualche parte di questa macchina e farci vedere un cefalogramma e avere lo stesso risultato del cervello. Da qui a 10 anni avranno 100 milioni di euro ogni anno per fare questa roba. Tra 10 anni vediamo. Che cosa lo fanno dal punto di vista del software o anche dell'hardware? Software. N1000 processore. Per adesso hanno fatto una cosa che in qualche modo dicono che emula la visione del gatto, e la cosa un po' impressionante è che per raffreddare quel percolatore lì che emula la visione del gatto ci voleva una centrale nucleare piccola, ma una centrale nucleare. È abbastanza. Noi siamo più efficienti. Al momento siamo qua. Grazie. Va bene, spero che vi sia piaciuto. Grazie. E passiamo direttamente. Facciamo 5 minuti di pausa per cambiare il calcolatore. Sì, dai.